Io mi chiamo Melissa, sono una calabrese trapiantata in Emilia-Romagna da quasi 10 anni più o meno, da 2 vivo a Faenza. Sto per laurearmi per diventare educatrice socioculturale e sono un'attivista ambientale da quasi 1 anno nel gruppo di Extinction Rebellion Faenza, che è proprio dalla genesi, perché siamo nati più o meno, siamo sorti sul luogo intorno all'ottobre del 2020. È entrata nell'immaginario collettivo dei faentini ed è rimasta fino ad oggi. Tutti o quasi conoscono la storia del fantasma dell'Aghilana. Pare che Cesare Borgia, appunto, volesse fermamente vedere il fantasma dell'Aghilana e quindi aspettò la terza notte di plenilunio, ma purtroppo per lui la fortuna non gli arrise. Infatti, l'Aghilana non gli apparì e pochi anni dopo la sua avventura, il suo regno degli Stati Pontifici nella Romagna terminò tragicamente. Il terreno è stato negli ultimi anni affittato ed è tenuto come orto, molto rigoglioso tra l'altro. Questa specifica situazione non è stato il motivo per cui ci siamo aggregati. La motivazione è stata innanzitutto la spinta individuale a voler fare qualcosa, sia a livello locale e sia in generale proprio per la crisi climatica, che è uno dei concetti più globalizzanti che ci possa essere. Extinction Rebellion come idea di base ha appunto questa necessità. Per essere più concreti, per essere più efficienti nelle azioni, di localizzare gli interessi. Quindi c'è, noi siamo mossi tutti da qui all'Inghilterra, all'Australia, chiunque faccia parte di Extinction Rebellion sta dicendo: io voglio difendere il pianeta, voglio che si faccia qualcosa, che si dica la verità e che a questa verità e a questa azione partecipino anche i cittadini come me, che non per forza sono dei politici, ma sono persone che tengono al mondo in cui vivono e lo vogliono preservare. Uniti sotto questa cupola, sotto questo ombrello, poi ognuno a livello locale trova le sue motivazioni. Per noi una delle motivazioni appunto è stata questa storia dell'Aghilana. Perché? Perché si trova sul territorio faentino, perché è un territorio dalla rilevanza culturale, storica e anche proprio a livello di storia non tanto antropocentrica, ma appunto, aiutami con il termine, piantocentrica, come potremmo dire, per dire che è proprio una storia raccontata dalle piante, non una storia delle persone, perché qui stiamo parlando di un terreno che sono 600 anni. Minimo da quello che abbiamo almeno registrato dalle fonti, che viene coltivato e quindi che conserva al suo interno un humus di biodiversità incredibile, che lo possono raccontare non tantissimi luoghi, perché purtroppo l'urbanizzazione ha sempre più soffocato e distrutto questi posti. Da un lato è bello perché ci ha permesso di far aggiungere persone alla battaglia, dall'altro è un po' brutto da realizzare, perché in realtà la gente si interessa quando, per usare un termine adeguato, si parla del proprio orticello. Quindi, essendo Faenza, essendo che si trova all'interno comunque di un quartiere abbastanza popolato, anche soltanto semplicemente le persone che vivono qui vicino o chi prima era un acquirente dell'orto che si trovava qui all'interno del prato. Invece, quando loro hanno visto questo interesse, hanno detto: beh, vi interessano le erbe spontanee? Questa è la mia lettura, ma penso sia abbastanza palese. Interessano le erbe spontanee, vedete un posto bello? No, ecco, raso al suolo, così non avete niente da mostrare alle persone, nessuno potrà vedere le potenzialità di questo territorio. Non tutti hanno dentro di sé un istinto di protezione dell'ambiente, di potenzialità di immaginare quello che si può fare anche con un piccolo spazio. Magari io vedo uno spazio così in un giardino, immagino un orto, immagino di mettere degli alberi. Un'altra persona ci immagina la tenda e il tavolo sotto per fare le cene all'aperto. Quindi giustamente non tutti, ma non è una critica, è semplicemente de delle ispirazioni, delle tendenze diverse. Loro qui hanno voluto soffocare appunto la visuale di chi ha magari una visuale più corta degli ambienti esterni. Avevamo avuto l'idea, tramite l'università magari, di fare un carotaggio di questo terreno. Perché? Perché come quando, non so, si deve costruire un palazzo, si effettuano i carotaggi per capire se c'è dell'acqua, se ci sono i resti, no? Di qualche società antica o le ultime cose di bambini, di qualcosa, cioè, comunque c'è qualcosa che deve raccontare quel terreno prima di essere coperto. Perché non si fa lo stesso qui? Quindi basterebbe una semplice attività, visti i costi che può avere cementificare, di capire se effettivamente qui stiamo togliendo ricchezza al territorio, una ricchezza che non nel senso capitalistico è fatta solo di soldi, una ricchezza che è fatta di storia,
sia del terreno e sia del luogo in quanto rievoca appunto delle leggende legate al territorio fentino come la Contessa dell'Aquilano. Quindi noi chiedevamo questo, di mettere la mano nella stigmata del carotaggio e poter mostrare anche a chi non riesce a vederlo la ricchezza di questo terreno. Che non ci dimentichiamo che prima che facessero questo scempio, questo genocidio di piante, prima nascevano radicchi, fragole, finocchi, uno passava, lo poteva raccogliere, ovviamente finché l'orto non era più in fitto all'ortolano, per cui è più che evidente quello che è rimasto. La società che tende a individualizzare, cioè a distanziare le persone, le indebolisce, quindi se a te piace il bianco, tutti quelli a cui piace il nero sono contro di te. No, invece una delle forze di Extinction Rebellion è dire, voi fuori potete essere destra e sinistra, ma se entrambi vi interessa l'ambiente, oggi andiamo tutti lì a manifestare. Infatti una delle caratteristiche sono anche i gruppi di affinità, cioè magari tu non vuoi fare tutte le lotte con Extinction Rebellion, ma ci tieni molto all'Aquilana. Vieni a tutte le manifestazioni, firmi la petizione, fai il sit-in per l'Aquilana, formi un gruppo di affinità che in quella circostanza dà forza a un argomento che noi abbiamo sollevato ma che è anche il tuo. Noi siamo a Faenza a prenderci cura di questa storia partendo da dove? Da Varese? E dalla Calabria, dai due poli proprio. Cioè.